E parte stasera il Festival di Sanremo sul palco dell'Ariston, sfilata di Big, e noi abbiamo anche diversi ospiti in quello che è il salotto di Sanremo Soul, una vetrina lucana nella città dei fiori. Vediamo insieme. Ci troviamo all'interno del salotto Sanremo Soul, e quindi all'interno del Palafiori, pronti per questo grande appuntamento che è il Festival di Sanremo, che è una grande vetrina in tutta Italia, ma c'è giovedì un patto molto importante. È un patto d'azione tra Matera, che nel 2019 sarà la capitale europea della cultura, e la bellissima città di Sanremo. Un interscambio culturale molto importante che vede coinvolti i giovani, la musica, l'enogastronomia, tutto quello che è arte, storia, cultura e progettualità futura. Ne parliamo innanzitutto con il nostro sindaco, il primo cittadino Alberto Biancheri. Sì, sicuramente giovedì è una giornata importante, ci abbiamo lavorato molto, grazie voglio dire, a tante persone che hanno collaborato per questo evento, e su questo voglio ringraziare soprattutto Sanremo On, che è stato l'artefice insieme ad altri, alla loro nostra orchestra sinfonica, Aria Sanremo. L'obiettivo è proprio quello di avvicinare, come giustamente ricordava, le due regioni, la Basilicata e in questo caso soprattutto Matera, la città di Sanremo, per i nostri giovani, in uno scambio culturale e non gastronomico. Dunque un modo in più per far conoscere le nostre regioni, ma soprattutto anche per portare i nostri giovani nei reciprochi territori. Grazie al nostro sindaco Alberto Biancheri, accanto a me anche il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. Questo interscambio culturale tra regioni in un momento come questo, come lo vede? Da presidente ma anche da giornalista. Beh, io vedo bene tutti gli scambi culturali, economici, organizzativi tra istituzioni del territorio e quindi benissimo lo scambio tra Sanremo e la Basilicata. In qualche modo la Basilicata e la Liguria possono sembrare simili, sono due terre tutte e due difficili, tutte e due a volte aspre, che sembrano a volte chiuse. Abbiamo molti problemi in comune, compresi quelli delle infrastrutture, ma abbiamo volontà, capacità, know-how, qualità umana e soprattutto una bellezza che è la sintesi delle bellezze di tutta l'Italia. Quindi un gemellaggio migliore non mi viene in mente. Grazie al presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ideatore, promotore, direttore di questo progetto Sanremo Soul, Giuseppe Grande. Ma siamo contenti di questo progetto, ricordiamo anche la scuola nel patto d'azione, quindi con l'ufficio regionale scolastico per la Basilicata. Vi diamo appuntamento a giovedì 9 al Teatro del Casinò, dove ci sarà proprio la firma del patto d'azione con tutti i firmatari. Dal salotto di Sanremo Soul all'interno del Palafiori di Sanremo è tutto, a voi la linea.